mani chiuse su di me quando c'è l'inquietudine. L'inquietudine ha diversi volti, così come sono tanti i volti degli inquieti. Volontà di conoscere, di conoscersi, di intraprendere nuove avventure. Quest'anno l'inquieto dell'anno è Don Ciotti, è stata un'edizione che ha visto alternarsi personaggi di assoluto valore e di importanza nazionale e internazionale che hanno dibattuto sull'eros inteso come inquietudine e spiritualità. Tra tutti cito Gino Paoli, Eleonora Giorgi, Massimo Fini, Oliviero Toscani, lo stesso Pesatori. Prendere questa manifestazione unica del suo genere è assolutamente molto molto interessante. E anche la Chiesa è chiamata a leggere i cambiamenti, le trasformazioni, a portare l'annuncio della parola con quella capacità di saldare la terra con il cielo, di leggere i problemi, le fatiche, le speranze, le contraddizioni di qua giù e di saldare una dimensione più forte, più spirituale. Ma non cambia certamente l'annuncio della parola di Dio, che è una parola che è sempre ed è e sarà sempre di speranza, di pace, della ricerca della verità e della giustizia. Io credo che tutte le persone che sono qui oggi, che sono state qui in questi giorni, siano inquiete, se no non verrebbero ad un'iniziativa nella quale si pongono tanti temi di riflessione, di discussione, di crescita culturale e sentimentale. Finale è una città sicuramente inquieta, è una comunità che avanza nel progresso grazie proprio allo stimolo di cercare sempre qualcosa di nuovo che è l'inquietudine. Sento che spazi via l'inquietudine. Si coglie la positività anche dell'inquietudine.